Al porto turistico Marina di Pescara, presso il padiglione Beci, si è tenuta la 39esima cerimonia di premiazione Fedeltà al lavoro e al progresso economico. Un riconoscimento ai lavoratori delle province di Chieti e Pescara che hanno ininterrottamente prestato il proprio lavoro o servizio per un'azienda o per un particolare settore o che abbiano conseguito nell'ultimo quinquennio un brevetto per l'invenzione industriale di particolare interesse o valore sociale. 59 i premiati, a cui si sono aggiunti due premi speciali, la chirurga pediatrica Maria Grazia Andriani ed il presidente dell'Associazione Pro Emigranti Abruzzesi, Giovanni Pretoro. Gennaro Strever, presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, 39esima edizione del premio Fedeltà al lavoro e progresso economico, un premio importante che celebra anche i sacrifici e la dedizione al lavoro degli imprenditori della provincia di Chieti e Pescara. Beh, io probabilmente lo chiamerei un riconoscimento più che un premio. Un riconoscimento perché lo facciamo con passione, perché dare un segnale, un riconoscimento a chi si è impegnato nel lavoro, chi si è impegnato in attività o imprenditoriale o da collaboratore di un'azienda, di un ente per tanti anni con correttezza, è corretto che gli venga riconosciuto un riconoscimento pubblico, perché grazie a tutte queste persone, e ne sono tantissime in Italia, che spesso non fanno notizia, ma sono gli italiani che hanno permesso a questo paese di vivere una vita dignitosa, e probabilmente il tenore di vita più bello del mondo si vive in Italia, grazie a quegli italiani intraprendenti e volenterosi. Ed i premi sono moltissimi, perché sono ben 59 le aziende premiate, due premi speciali ed altri 4 premi ad aziende che vantano una particolare longevità, parliamo di oltre 60 anni di attività. Sì, per quanto riguarda il premio longevità, praticamente non facciamo altro che prendere atto dei dati del registro imprese e prendere le aziende che hanno maggior vita di continuità aziendale. Per quanto riguarda i premi speciali, sono praticamente la giunta camerale ha individuato due personaggi che per motivi umani, in modo particolare questa volta, hanno dedicato la loro vita, anche, oltre al loro lavoro che gli dava il reddito, anche per gli altri. E questo è un riconoscimento che ho apprezzato molto e daremo oggi molto volentieri questo riconoscimento. Ecco, noi Gianni Pretoro, che ha ottenuto un riconoscimento molto importante, un riconoscimento che celebra tutte le attività che lei e suo padre avete svolto nel corso di questi anni per rinsaldare il legame degli emigranti con il proprio paese d'origine. Un riconoscimento che celebra l'umanità. Celebra anche e soprattutto un po' il ricordo di mio padre, perché tutto è partito da lì, dagli anni 50, nel momento in cui la grande emigrazione verso l'estero. Per cui mio padre ha avuto modo di conoscere la sofferenza dei nostri emigranti. Quindi poi, nel momento in cui è tornato, ha sviluppato la sua attività e ha avuto successo imprenditoriale, però il ricordo è importante di celebrare, di vivere e di far riconoscere alle persone che hanno sofferto, che sono in giro per il mondo, era un fatto estremamente importante. Quindi, diciamo, sono un po' cresciuto con questa realtà, sono stato con lui diverse volte in Australia, sono stato, e alla fine dei suoi giorni mi ha lasciato, diciamo, un'eredità importante che, insomma, era difficile anche in qualche modo proseguire, perché è stata un'opera gigantesca quella che è riuscito a fare mio padre, il gemellaggio con la città di Perth, una comunità, un paese piccolo come Vasto, che riesce a gemellarsi con Perth, insomma. Quindi dopo 40 anni di festa del ritorno, in qualche modo, ho voluto intitolare anche dei premi, intitolati anche alla memoria di chi mi ha preceduto. E questi premi in questi anni chiaramente si sono moltiplicati, hanno prodotto dei risultati veramente incredibili, personaggi del mondo dello spettacolo, imprenditori, grandi manager,
che hanno onorato la presenza, diciamo, alla festa del ritorno e con il premio dei 5.000 euro che in effetti hanno moltiplicato, diciamo, in tutto il mondo questo piccolo seme che ha dato germogli veramente molto molto importanti. Come sta vivendo questa giornata? È emozionato perché da ormai 12 anni, cioè io sono abituato a vivere come tutti oggi presenti lavorano, pensano un po' alla loro attività, al sacrificio, e poi magari durante la festa del ritorno sono abituato a consegnare dei premi, quindi per la prima volta mi trovo in questa veste a ricevere un premio, mi mette un pochettino in ansia. E alla dottoressa Maria Grazia Andriani va il premio speciale, lei è una chirurga pediatrica, come sta vivendo questo riconoscimento? Con tanta emozione, devo dire, è un premio assolutamente inatteso e sono veramente onorata di riceverlo. Ed è un premio che ci fa sentire dalla parte giusta, vuol dire che effettivamente anche la Camera di Commercio è con noi, ci è vicino, e questo ci porta a lavorare con maggiore dedizione e ancora di più. È un premio speciale perché dà importanza all'aspetto umano, a chi si è distinto in quelle attività che mettono in risalto, in rilievo, il valore umano. Sì, infatti è per questo. Questo premio io devo condividerlo con tutti i colleghi che partecipano ai team delle missioni, devo condividerlo con il consiglio direttivo della Fondazione Adamanes Foundation for Children, che è nata nel 2015 qui a Pescara. È una fondazione che è un unicum sul territorio e devo dire che anche a livello nazionale non esistono altre fondazioni di questo tipo che fanno questo tipo di attività. Ci sono associazioni ma non fondazioni. E quindi lo condivido con i colleghi, tutti gli altri chirurghi pediatri che vengono con me, gli anestesisti pediatri, alcuni in pensione, altri ancora in attività, che si sacrificano per aiutare i bambini nati in contesti molto sfortunati e che hanno bisogno di interventi chirurgici particolari perché hanno anomalie congenite particolari che non vengono molto trattate, soprattutto nei paesi poveri come quelli dove noi andiamo, in Sudan, in Tanzania. Cosa significa prendersi cura dei bambini meno fortunati? Beh, questa è una domanda che tocca il cuore ed è con il cuore che è nata la fondazione. E è una grande soddisfazione perché quando noi ripartiamo dalle missioni lasciamo colleghi più competenti, lasciamo mamme più sorridenti e bambini che hanno risolto i loro problemi e questa è una cosa che riempie il cuore. 4 le imprese che hanno ottenuto il riconoscimento per la loro longevità, che vantano almeno 60 anni di attività ininterrotta. Sabatino di Properzio. L'azienda porta il mio nome per una pura omonimia, è l'azienda fondata da mio nonno tanti anni fa, che veniva da Torre dei Passeri. È cominciato a sviluppare questa azienda di commercio dei prodotti petroliferi, che poi è stata sviluppata e diversificata da mio padre con i suoi fratelli Carmine e Carlo, che purtroppo non c'è più, ed oggi siamo la terza generazione con me, i miei fratelli e mio cugino Stefano. E questo è un riconoscimento importante che celebra un po' una storia di famiglia. Sì, assolutamente. La nostra è un'azienda di famiglia a tutti gli effetti, fortemente radicata nel territorio abruzzese. Fortunatamente noi abbiamo avuto la possibilità, tutti i cugini, i fratelli, di studiare, quindi tutti i ruoli apicali dell'azienda sono ricoperti da noi. Come sta vivendo questo momento, questo riconoscimento? Come dicevo prima, è una fortissima emozione perché non è un premio per me, io qui sono puramente un testimone, il premio va a mio nonno e il premio va a mio padre e ai suoi fratelli. Quanto sono importanti questi eventi per dare la giusta forza, la giusta energia alle aziende che comunque in questo momento non stanno vivendo momenti molto facili, facilissimi, ecco? No, l'hai detto tu, questi sono momenti in cui tu hai una carica in più, una batteria che
metti dentro il corpo per andare avanti. È un momento in cui anche in cui tu ti guardi indietro e dici: ma guarda cosa hanno fatto questi, questi nel senso confidenziale dei parenti, guarda dove stiamo e adesso dobbiamo guardare avanti, perché poi ci saranno i miei figli, le mie figlie e ci saranno i miei nipoti a dover proseguire questa attività. Luciano Vianello in compagnia dei suoi fratelli nonché soci dell'azienda ragioniere Ernesto Vianello, un'azienda longeva, oggi un riconoscimento importante da parte della Camera di Commercio Chieti Pescara. Sì, infatti colgo l'occasione per ringraziare appunto la Camera di Commercio per questo diciamo, riconoscimento. Quest'anno tra l'altro la nostra azienda compie 90 anni di attività, noi rappresentiamo la terza generazione e siamo appunto felicissimi di essere qua oggi in questa manifestazione. All'interno dell'azienda ognuno di noi ha trovato la sua strada, il suo ruolo. Svolgiamo il nostro lavoro con la dedizione e la passione soprattutto che ci hanno trasmesso i nostri genitori che c'erano prima di noi in azienda. Io più che dire che sono contentissimo di questa giornata, non sono troppo emozionato per andare oltre. Ecco. Ed è così, è una giornata emozionante. Sì, molto emozionante e io colgo l'occasione per ringraziare anche tutti coloro che gravitano attorno alla nostra azienda, dipendenti, collaboratori. E anche grazie a loro che siamo arrivati a questo punto. Beh, noi siamo orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo prestigioso, anche perché siamo tre fratelli e siamo sempre andati d'accordo, abbiamo lavorato in armonia e in sincronia perfetta, ognuno nel suo settore, e quindi ringraziamo la Camera di Commercio, come diceva mio fratello, e siamo molto contenti. Ringraziamo anche tutti coloro che hanno collaborato e collaborano con noi e che hanno reso possibile tutto questo. Raffaele Di Leonardo dell'azienda Di Leonardo, un'azienda storica che si distingue per la sua longevità e che si occupa di un mondo meraviglioso che è quello della musica. È risaputo che la musica mantiene giovani, infatti le nostre origini risalgono al 1871 nelle colline di Chieti, dove un nostro bisnonno iniziò ebbe una passione, fu incantato da uno strumento importantissimo come della tradizione musicale abruzzese, l'organetto, il famoso Dubot. E nonostante avesse origini questo nonno contadino, fu portato a specializzarsi, fece dei corsi a Castelfidardo, ebbe come maestro un importante costruttore internazionale come Paolo Soprani e ha trasmesso questa bellezza, questo gusto a tutti quanti della famiglia. La cosa bella è che noi ci occupiamo di un aspetto molto socializzante come la musica. La musica porta solo a volersi bene e quindi vedo come i ragazzi istintivamente, i bambini anche di un anno, due anni, amano gli strumenti musicali. Noi abbiamo avuto modo di fare delle mostre, quindi siamo stati in ambienti in mezzo alla gente e io sono sempre rimasto stupito di come il bambino corresse verso il nostro stand come se avesse visto qualcosa. La musica mette in pace col mondo, quindi siamo contenti di occuparci di questo aspetto. Come sta vivendo questa giornata, questo riconoscimento? Veramente devo fare dei complimenti enormi, ma non, nel mio piccolo, alla Camera di Commercio. La Camera di Commercio, come sempre, dimostra la sensibilità verso le attività, è un riconoscimento che sta dando alle persone che hanno lavorato in silenzio e quindi è molto importante. Carlo Emanuele Maria Ricci, revisore unico cooperativa armatori e pescatori di Ortona, che ha ottenuto questo riconoscimento importante conferito dalla Camera di Commercio di Chieti e Pescara. Sì, ringraziamo la Camera di Commercio per questo riconoscimento, che è un riconoscimento dato ad una cooperativa e quindi in quanto tale è dato a tutta la marineria ortonese che da sempre svolge l'attività di pesca. La cooperativa, nata nel 1944, è una cooperativa, come dire, di guerra,
Le foto nella brochure che è stata fatta dalla Camera di Commercio fotografa benissimo la situazione, ed è da allora che con la gestione del mercato ittico si dà la possibilità ai pescatori di poter vendere il loro prodotto ad un prezzo più valido e conveniente, e agli acquirenti di poter avere sempre un punto di riferimento per poter rifornire la loro attività. Nel tempo degli anni la cooperativa ha ampliato la sua struttura iniziale cercando di renderla sempre più consona alla produzione e alle attività che si svolge. È in corso anche l'ipotesi di aprire un'asta elettronica per la compravendita online, e quindi si guarda sempre al futuro ma con i piedi ben fissi nel passato e nel presente, perché la storia è sempre maestra di vita e ci aiuta in questa attività.